Analizziamo insieme le due frasi. Tullia sibi semper consulit ego illi. Tullia pensa sempre a se stessa. A se stessa sibi, io a lei. Illi. Caesar Pompeium oppugnat, eum vincit et eius castra diripit. Cesare sconfigge Pompeo, attacca Pompeo, lo sconfigge, eum vincit et eius castra diripit, e distrugge, saccheggia il suo eius di lui accampamento. Negli esempi vediamo usati i pronomi personali di terza persona. Sibi, pronome riflessivo, è in caso dativo e svolge la funzione logica di complemento di termine. Illi è il dativo singolare del pronome aggettivo dimostrativo, ille, illa, illud, e svolge la funzione logica anche in questo caso di complemento di termine, perché è un dativo. Eum è l'accusativo maschile singolare del pronome determinativo, is, ea, id, e svolge la funzione logica di complemento oggetto. Eius è il genitivo maschile singolare del pronome determinativo, is, ea, id, qui svolge la funzione di aggettivo possessivo di lui, suo, e si riferisce non al soggetto della frase, ma al complemento oggetto, cioè a Pompeium. Vediamo da queste frasi come il pronome personale di terza persona viene espresso in modi diversi in latino, a seconda che abbia valore riflessivo, cioè quando si riferisce al soggetto della frase, esempio sibi, oppure quando non è riflessivo, eius, cioè quando si riferisce a una persona diversa dal soggetto della proposizione in cui si trova. Esaminiamo la forma non riflessiva, che è espressa in latino da is, pronome determinativo, e il, pronome dimostrativo. Analizziamo le due frasi. Ad eum de te scribebam. Scrivevo a lui sul tuo conto. A lui ad eum è l'accusativo singolare del pronome determinativo is ea id, retto dalla preposizione ad. Ille misericordia clarus erat. Egli, ille, letteralmente è quello, ma in questo caso egli, era famoso per la clemenza, sottinteso sua. Che cosa possiamo notare? Possiamo notare che per il pronome non riflessivo il latino ricorre sostanzialmente a due forme: al pronome determinativo is, ea, ai, id, che possiamo tradurre rispettivamente con egli, ella, esso, ciò, quella cosa, oppure al, meno frequentemente in realtà, al pronome aggettivo dimostrativo ille, illa, illud, che possiamo tradurre non solo come quello, quella, quella cosa, ma anche, ripetiamo più raramente, come pronome personale non riflessivo, egli, ella, esso.